hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. Ben ritrovati al Fipili Horror Festival, ancora una volta sul canale di Uninfo News. C'è un casino intorno a noi incredibile, ma spero che dal microfono si senta qualcosa. Siamo in compagnia della punta di diamante del gruppo di Licaoni, il buon regista Alessandro Izz. Il nome te lo sei ricordato? E ci mancherebbe altro. Certo che me lo sono ricordato. Allora, tra un'oretta e mezza praticamente presenterete il vostro nuovo cortometraggio, Olivia, giusto? Esatto. Vuoi parlarcene un po'? Certo. Allora, in realtà non sono la punta di diamante, ma sono la testa d'ariete, che significa che è quello che piglia la scornata iniziale. Ciao, io intanto saluto le donne che passano dietro. C'è l'inferno e il paradiso, in realtà. E è tutto rappresentato da Federico Sfascia, che tra l'altro ha partecipato a Olivia, perché ha realizzato una delle parti più complicate. È un cortometraggio in realtà molto breve, sono solo 7 minuti, ma è stata una odissea personale perché ci abbiamo messo 3 anni a realizzarlo. Una cosa molto sentita, no, in realtà ho avuto molti problemi, è stato travagliato, abbiamo a livello tecnico, a livello personale, è stata una cosa molto sentita. E appunto dicevo che io sono la testa d'ariete, quando in realtà la vera mente dei Licaoni è Francesca Delti, che non è presente qui, non so dove sia, probabilmente è stata rapita da dei commercianti di organi. E questa Olivia, per esempio, è un'idea completamente sua, cioè lei ha partorito questo soggetto, questa storia, e addirittura ci è stata talmente dentro, l'ha organizzato, assieme a me l'ha prodotto, si è prestata a fare la controfigura della bambina protagonista, perché ha diciamo la stazza di un bambino di 8 anni. Ha le physique du role. E quindi niente, è un cortometraggio molto atipico per il nostro gruppo, che generalmente è conosciuto come abbastanza disincantato, cioè comunque sul web abbiamo realizzato cose comiche, comico-demenziali, e il nome dei Licaoni generalmente è associato a questa tipologia di prodotto. In realtà da qualche anno abbiamo iniziato un po' a smarcarci, producendo cose un po' differenti, sempre sul genere, fantastico, avventuroso, un po' drammatico. Olivia direi che è decisamente drammatico, fantascientifico drammatico. Guarda, mi hai messo una curiosità addosso immane, non vedo l'ora di vederlo, no, sul serio. Allora, parlando appunto del nome dei Licaoni che siete fatti sulla rete e non, la prossima domanda è molto complessa, molto originale soprattutto, ci ho riflettuto tanto, da dove deriva il nome Licaoni? Cioè, perché c'è un aneddoto, lo so, ma non lo sanno loro. Ma in realtà io ho la tendenza a fare una grossa scissione fra i giornalisti che chiedono questa cosa e quelli che non lo chiedono. Generalmente chi lo chiede si connota, si autodescrive. No, scherzo. Lo so, è un nome un po' particolare, ma in realtà deriva semplicemente da... Più che altro sapevo la storia e mi risultava divertente, magari non lo sapevo neanche allora. La storia che ha elaborato Francesca Detti, la mente dei Licaoni, è che il Licaone è un animale molto aggressivo, è un canide simile alla iena, brutto, sporco e cattivo, che però ha un grande senso di branco, quindi è molto protettivo con gli altri della sua specie, con i cuccioli, con le femmine, e quindi in questa tendenza aggressivo fuori, protettivo dentro, ci siamo ritrovati. In realtà il nome deriva dal fatto che una volta, durante una delle prime prove di questo gruppo di imbecilli, non saprei come altro definirli, che ancora non avevano un nome, un'identità, uno venne fuori, Andrea Gambuzza, uno dei Licaoni fondatori, venne fuori dicendo: ma perché io in questo gruppo vorrei fare delle cose anche serie, dove però magari l'elemento comico è dato dal fatto che io sto monologando qualcosa di completamente drammatico vestito dal Licaone. A me la parola Licaone mi fece ridere e ho riso tutta la sera, gli altri mi hanno guardato come un povero scemo,
E dopo quella sera io dissi, vabbè dai ragazzi, il nome è Licaoni, non rompete le palle, ci siamo. E quindi niente, l'aneddito è molto meno aulico. Voi avete cominciato, almeno per quanto ne so, con il Licaoni Fat Show. No. Oltretutto non è neanche preparato lei come giornalista. Lei sapeva male. Io me ne vado qui e chiuderei questa intervista in maniera assolutamente indegna. Se vuoi la tagli lì, che era una figata secondo me, che così sembra uno stronzo. Beh, in realtà prima del Licaoni Fat Show, che erano degli spettacoli comici, ci sono stati due lungometraggi. Noi siamo nati come gruppo di cinematografari indipendenti, quindi abbiamo realizzato nel 2000 e nel 2002 due lungometraggi, 1000 cortometraggi, poi nel 2000, anzi aspetta, abbiamo realizzato 3 lungometraggi, perché Kiss Me Lorena è del 2004 e abbiamo fatto anche quello. Poi nel 2005 abbiamo perso la telecamera e quindi non potevamo più girare e ci siamo dati al teatro. E sono nati i Licaoni Fat Show. Quindi questa è la cronologia. Sapevo un po' male. E parliamo appunto di questo tipo, un tipo di intrattenimento che magari i giovani di oggi non conoscono tanto, è un insieme tra video, diciamo, spettacoli a teatro. No, parlavi di serie. No, parlavo del Licaoni Fat Show. Pensavo un intrattenimento che i giovani non conoscono. Immagino che lo conosco. È sempre di moda. Non credo che cadrà mai dalla cresta dell'onda, ma parlando appunto del Licaoni Fat Show, mi ha sempre incuriosito il fatto, diciamo, che vi siete, diciamo, vi siete dedicati a questo tipo di spettacolo. Aspetta, fammi recuperare la domanda che me la sono persa completamente. Fa male, fa malissimo. La domanda era sì. Sì, magari parlacene un po', diciamo, di cosa consistevano, perché magari c'è gente che non sa bene. Era un connubio molto ispirato in realtà a tutta quella televisione comica che a noi piaceva molto, che era la televisione comica degli anni 60-70. Fatti specie, eravamo completamente folgorati dai Monty Python Flying Circus e il Saturday Night Live della prima ondata, quindi Belushi, Croyd e compagnia cantante. E quindi era un qualcosa che era in realtà sempre molto debitore nei confronti del cinema, perché inscenavamo uno spettacolo che era un misto di contenuti dal vivo, recitati dal vivo con un approccio recitativo sempre molto cinematografico, molto pregni di citazioni e di situazioni cinematografiche, e intervallate da degli sketch video, tra cui molte cose che poi dopo abbiamo sviluppato anche sul web. Una delle cose, per esempio, cult, a parte Corsi Cazzotti, era all'inizio delle puntate di ogni spettacolo, c'era come antipasto una pillola delle recensioni di Frusciante, che nacque lì, erano piccoli antipasti di questi spettacoli. E un'altra degli appuntamenti fissi, esatto, era il corso di Cazzotti, che poi è diventata una web series. Quindi, diciamo, fu per noi un'incubatrice di molte idee, dove mischiavamo in maniera molto anarchica e libera idee fra le più disparate che ci potessero venire in mente. Allora, da lì in poi sono stati vari lavori di vario genere. Ho visto comunque tante cose pubblicate sul vostro canale, vari cortometraggi. Ho visto il Elba, che è stata la vostra webserie per, appunto, per l'Isola d'Elba. Ho visto anche un video promozionale per la Toscana con Alice in Wonderland, praticamente. E c'era anche... un attimo che mi sono perso un attimo. Intanto, mi ricordo anche dei video, non so come li avete organizzati, chi c'era dietro, oltre, diciamo, chi avete coinvolto per If American Blockbuster was Italian TV Series, che è una cosa che mi ha fatto morire dal ridere proprio. Ecco, da dove tirate fuori? Descrivici questo baule che intanto... di cui intanto parlate, che ogni tanto si riapre, da cui vengono fuori queste robe sempre diverse, perché...
Ma senti, in realtà quella serie lì, anche quella è sempre debitrice del periodo dell'Iconi Fat Show, perché fra le rubriche in video che facevamo in quel periodo c'era questo rimontaggio dei film, dei filmoni hollywoodiani, rimontati però come se fossero delle fiction Rai. Quindi all'epoca erano un pochino più prolisse, erano proprio come se fosse, cioè presente il riassunto delle fiction Rai. Certo. Marina ha sposato Giorgio, ma è quello che è il riassunto delle puntate precedenti, che dura in genere 5 minuti e è una roba banalissima, dove te vedi proprio davanti in pochi minuti la pochezza delle trame. Spiegone, no? Si fa soprattutto per i vecchi. Esatto. E quindi avevamo questa cosa qui dove rimontavamo, che ne so, Alien, Mission Impossible, Terminator, e diventavano delle fiction pallosissime italiane. Poi quell'idea lì l'abbiamo un pochino rimodernizzata, l'abbiamo fusa con quei video americani molto famosi, gli Honest Trailer, quindi abbiamo velocizzato un po' il format, però l'idea è quella, quindi rendere dei blockbuster americani come se fossero una puttanata italiana senza grande brio. E quelli sono i video, devo dire, quelli più divertenti, che vengono fatti con grande velocità, li facciamo veramente con uno spirito molto leggero, e in casa con due amici, Enrico Castagnoli, che viene e c'ha questa voce molto, molto profonda. Ci fosse dietro la voce di... Enrico è un caro amico che è un bravissimo interprete e traduttore, quindi conosce molto bene la lingua inglese, ha un'ottima pronuncia inglese e poi c'ha questa voce. Una sera cazzeggiando lui inizia a fare questa voce da trailer e noi si disse: no, guarda, vieni, vieni, facciamo questa rubrica che ci si diverte. E, però appunto sì, sono i video che generalmente facciamo quando c'è qualche momento di pausa fra un lavoro e un altro. Perché purtroppo è tutto registrazione e montaggio, alla fine non c'è, diciamo, da dare sul set, diciamo. Esatto, si tratta di prendere del materiale già esistente e manipolarlo per creare un senso nuovo a quello che già esiste. Possiamo concludere con l'ultima domanda, anche questa è la solita, anche questa è una domanda con cui potresti quella esattamente quella. Te la posso fare io. Progetti per il futuro. Sto preparando un cortometraggio d'animazione, ma sono forse un po' scaramantico nei confronti, perché ogni volta che provo a cominciarlo succede qualcosa, o crolla una parete, o mi arriva un impegno, non lo so, da Singapore, cioè qualcosa, quindi non lo so se riuscirò mai a iniziarlo davvero questo corto. Nel frattempo metto insieme varie idee, vari soggetti da proporre per l'anno prossimo, quando dovrò proporre i progetti per la tesi. Uno lo farò, gli altri li farò, ma con i tempi che dovrò concedermi da solo e non con i tempi che mi concederà l'università. Questi sono i progetti futuri. E si spera una ragazza, prima o poi. Allora, qui abbiamo un regista in erba molto valente. Questo è un messaggio, un appello a tutte le ragazze che stanno guardando questo video. Un ragazzo giovane, di belle speranze, molto talentuoso, un po' timido, ma molto spavaldo e sicuro di sé nel proprio lavoro, e che quindi con una ragazza giusta al suo fianco potrebbe essere in grado di tirar fuori grandi cose. Chiamate il numero che comparirà qui sotto insieme a impressione, nella descrizione del video troverete anche una mail, potremo avviare anche una campagna di crowdfunding probabilmente a breve. Ora, a parte queste cazzate, no, dico una cosa seria per il futuro nostro. Abbiamo un progetto, effettivamente, che è la realizzazione di una cosa molto ambiziosa che stiamo covando da 10 anni, che è un lungometraggio, al quale però arriveremo per piccoli passettini. La fattispecie, ora stiamo realizzando un piccolo cortometraggio che dovrà essere una sorta di antipasto, un piccolo pitch, un test sul campo per vedere le potenzialità dell'idea. Probabilmente avvieremo una piccola campagna crowdfunding davvero per provare a finanziarlo, che comunque abbiamo bisogno di un po' di budget, è una cosa molto ambiziosa che abbiamo proposto in giro in lungo e largo, ma che ovviamente in Italia, come dire, non c'è in questo momento una grande predisposizione per idee troppo spregiudicate, anche se qualcosa si sta smuovendo. Tutta la serata, ecco perché non ti ho rifatto la domanda, perché sono anche un po' stanco di parlarne, abbi pazienza. Ho già chiesto a chiunque cosa ne pensi del cinema italiano di oggi, basta.
Il cinema italiano di oggi è messo non bene, perché comunque molti degli autori che stanno venendo su mi sembrano molto fini a se stessi, mi sembrano molto concentrati sulla forma, sono bravissimi tecnicamente, molto consapevoli del mezzo, molto anche conoscitori del media cinema, ma mi sembra che abbiano veramente poco da dire, mi sembrano più innamorati del mezzo, quindi dell'idea di far cinema, che non di usare il cinema per raccontare qualcosa. Questo mi sembra che sia un grosso limite che abbiamo. Detto questo, però, ci sono, covano sotto le ceneri tante belle idee, tanti personaggi interessanti, tanti prodotti che dal nulla nascono e hanno, secondo me, un loro valore molto forte. Questo piano piano probabilmente sta arrivando un po' anche alle altre sfere. Il tanto nominato, lo chiamavano Gigrobot, nel bene o nel male sta aprendo probabilmente una porta in questo senso, per cui forse qualche produttore si sveglierà un po', perché noi personalmente una delle cose più grosse che abbiamo incontrato, uno degli ostacoli più grossi è proprio questo: ti vai a proporre delle idee e queste ti dicono vabbè, ma questa roba fatela fare gli americani. Gigrobot in questo ha dimostrato che anche in Italia qualcosa si può fare in quel senso, non che non ci fossero casi precedenti, però quel film, con il successo di critica e di pubblico che sta avendo, probabilmente è un caso che aprirà le porte, ce lo auguriamo. Ci auguriamo ovviamente che poi vengano fatte altre cose anche da altri autori, perché poi il rischio è che faccia 10.000 film solo Mainetti e basta. Se c'è qualche produttore un po' più furbo, magari ci sarà un po' più di recettività e allora si apriranno le porte. Ovviamente speriamo che vengano date opportunità finalmente a registi in gamba, gente che qui vedo in giro, che ha, che vedo accanto a me, donne, ricordatevi sempre di questo bell'uomo, e che potrebbero effettivamente, si spera, portare a una rinascita del cinema di genere italiano. Pensa, verso la fine è diventata addirittura un'intervista vera, incredibile. M'hai fregato, maledetto. Ti ringrazio tantissimo, è stata fantastica come immaginavo. E ciao a tutti, buona serata. Ciao.